bloccare un nuovo vantaggio per la sfida di vita di Roma. Premuroso, guadagno di opinione, interazione in via dono più gente. Fare amicizia, posare con foto stile d'amicizia. Capo Ragnar ha guadagnato. Allora, Capo Ragnar. Ragnar. A Capo Ragnar gli offriamo. Offri concubino. Ma devo espandere la corte. Già, corte. Dei campioni. Recluta a corte. Oren. Allora, antiquario. Antiquario. Assieme in mezzo a noi. L'odore mi colpisce prima che la porta. Un odore pesante e carnoso che per me la. Il fetore di qualcuno morto di recente. Un altro omicidio che si pulisce le mani. Tante su un pure mentre si alza in piedi per riguardare il corpo. L'antiquario. Per avere l'antiquario.
Allora, i tuoi cortigiani, vita dei campioni. La tua parte? Posto di questi. Intanto li mettiamo perché calco. Assalaggio c'è. Accetto la vostra generosa offerta di vassalizzazione. Perfetto. Ora, il nostro prossimo obiettivo è questo. Il dominio di Angermanland. Dominio di Angermanland. Questo stronzo è -21. Cubina. -93. Avanti, qui aumentiamo tanto soldini ne abbiamo. Aumenta lo sviluppo della contea. Questo è andato. Questo diventa già complicato. Il mio omaggio, mio feroce signore. Però la vostra parte va sempre. Allora, per controllare. Per conto dell'età. Oddio, stamattina sono state trovate parti di un corpo, dice il mio cortigiano scuro, gesticolando verso il tavolo davanti a loro. Il sangue si accumula sul tavolo intorno a piccoli punti in carne. Stringhe di tessuto riposano su una melma scura. Come potete vedere, non è umano. Non abbastanza per dimenticarlo. Però per la
Allora, io devo andare in Reame nei Megas. Stallo potente. Amorevole fratello, come me formalizzare i legami che già ci uniscono? Fanno un'alleanza tra i nostri anni. Non pagano tasse. Possibile. Aspetta, perché voglio capire. Allora, clicco qua. Allassato. Dovrebbe potersi fare da qua perché dovrei poter controllare il contratto. Propone il vassallaggio. Qua noi facciamo un dono e via. Qui pigliamo anche questo. L'unica cosa che sono un'epica familiare. Io non capisco qua. Se io vado in reame. Promulga la legge. Oh Madonna. Come si gestisce l'economia? Che non riesco a trovarlo. Guarda, per meno uno.
E c'è dominio inizialmente 3 su 4. Scusa, ma io, cioè, io per forza da quale reame devo poter gestire successione? Questo educa bambino, concedi titoli. Non hanno figli questi, come cazzo è possibile? Allora, legge di successione, partizione. Possiamo fare una cippa. Consiglio. Ma è possibile che non riesco a trovare dove si entrate mensili, tasse dell'assallo, le tasse sono costituite da tasse, l'ammontare dipende dalle obbligazioni di ogni vassallo, obbligazioni finisco quante tasse. Forza qua. Solo che non me lo fa modificare. Cioè questi non mi pagano, è un cazzo, non mi danno niente. Incredibile questa cosa. Come fanno a non pagare tasse, scusami? Massimo 20 vassalli, sì. Allora, dominio.
io vado in vassallo. Pazzo allora. Forse non posso. Che dovrei andare in vassallo. Questo come si chiama? Capo Sberker. Che non gli posso chiedere niente. Quindi io a sti vassalli non gli posso chiedere un cazzo. Sostanzialmente non gli posso chiedere un cazzo. C'è uno più titoli ad Alvar. Continuo a capire. Dichiarare le guerre.
Niente, mi sa che qua non c'è nulla. Questo che cos'è? Complotto infiltrare capo Ragnar. Ma se io non posso chiedere più tasse vassalli, siamo proprio. Vuole sedere nel consiglio. E niente, vabbè, continuiamo una volta. L'unica cosa che devo capire come aumentare le tasse a questi bastardi. Influenze in via d'oro, non c'è qua, posso interagire, va bene. Vedremo la prossima volta. Cazzo è successo? Un uomo curioso mi ha perquisito dopo aver sentito gli omicidi che affliggono la mia corte. Io sono tecnico, signore. Penso di potervi essere d'aiuto. Va bene.